pulcino pasqualino è simpatico e carino. O no? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ombretta di Arte per te è stordita dalla poesia di Pasqua di Enzo e allora ha pensato, proprio illuminata da cotanto piumaggio, di fare insieme a voi un pulcino pasquale. Sì, perché la poesia di Enzo quest'anno verte proprio sulla figura del pulcino e mi ha fatto venire questa idea carinissima da condividere con voi. È un pensierino da ultimo minuto, per questo l'ho posto oggi, venerdì, che è l'ultimo giorno di tutorial dedicati alla Pasqua per quest'anno. Ne abbiamo fatti tantissimi, vi metto tutta la playlist di Pasqua sulla scheda informazioni, la trovate, mi pare, qui sopra. E sicuramente sarà qui sopra, non lo so, dove c'è la in sovraimpressione. E quest'anno, appunto, come ultimo video, mi serviva un argomento che poteste sviluppare in 5 minuti. E il pulcino mi è venuto in soccorso, quindi non tutti i mali vengono per nuocere, da un tormentone può uscirne qualcosa di più. Adesso prendete un gomitolo di lana e spostiamoci sul piano da lavoro, che andiamo a fare il pulcino. Ecco l'occorrente per preparare il nostro pulcino di lana portaovetti, che può diventare però anche un porta palline di legno deodorante per armadi, per esempio, è carinissimo. Allora, innanzitutto ci occorre un gomitolo di lana giallo. Io ho trovato soltanto questo giallo pallido, ma se lo farete di un giallo più vivido verrà ancora più bello. Del nastrino, qua ne vedete una campionatura, del nastrino con dei colori pasquali, un sacchettino che ci servirà appunto per mettere i confetti. Questi sacchettini in tulle li trovate nei negozi per bomboniere o nei negozi di casalinghi. Degli occhietti che si muovono, due per l'esattezza, la nostra attaccatutto, ovette di cioccolato, un pennarello nero, carta velluto arancione e gialla. Allora, voi vedete qui i rulli, ma io ci lavoro, voi dovete prenderne una cosa come così. In alternativa potreste usare il Covil, vi allego tra le schede informative dove c'è la in sovraimpressione. Mi pare qui, il video relativo dove vi spiego come fare il Covil e in questo caso potreste farlo con i dischetti struccanti, con i dischetti di cotone, vi verrebbe velocissima come cosa e d'effetto e potreste decidere voi le gradazioni di colore. E poi ci servono delle sagomine che troverete sulla mia pagina Facebook nell'album Il pulcino di lana. Vi lascio nel box informazioni il link di accesso alla pagina e ci servirà una luccia, un rombo piccolo e una zampetta. E adesso andiamo a costruire il nostro pulcino. Allora, prendiamo la lana, togliamo il primo filo un pochino, così. Adesso prendiamo il filo che abbiamo tagliato e ad un terzo della sua grandezza totale stringiamo forte il filo che abbiamo tagliato attorno al nostro gomitolo. Ma forte, 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 stringiamo, stringiamo e facciamo attenzione che il capetto che abbiamo tagliato sia al di sopra di questo legaccio che stiamo facendo, in maniera tale che così rimarrà fisso per sempre e non scioglierà la matassa. Fatto ciò, cerchiamo di allargare da qui il corpo quello che sarà il corpo del nostro pulcino. È facilissimo, ve l'ho detto, è un lavoretto da fare proprio con i piccoli. A questo punto prendiamo il nostro sacchettino e piano piano, sempre col dito, inseriamolo all'interno del nostro gomitolo. E mentre ci siamo, quindi usciamo ben bene la parte che poi servirà per farcire, e mentre lo usciamo, farciamolo anche uno, due, con le ovette che ci entrano naturalmente, tre e cinque. Al quinto ovetto tiriamo, ok, e chiudiamo anche il nostro sacchettino.
e qui chi lo riceverà poi potrà sostituire questa parte delle ovette con le palline appunto in legno, quelle profumate, e usare il nostro pulcino come profumatore per il suo armadio. Ok, fatto ciò abbiamo questo, dobbiamo semplicemente adesso ornare il nostro gomitolo e farlo diventare un pulcino. Cosa facciamo? Prendiamo innanzitutto della carta adesiva, della carta velluto adesiva arancione. Ne prendo un micro quadratino, ricavare un qualcosa che sia arancione a tutto tondo, io appiccico su se stesso appunto il cartoncino, così. Ritaglio la sagoma delle zampettine. Una zampettina è fatta, la poggio qui. Facciamo l'altra. E due, le mie due zampette. Adesso prendiamo il becco, che sarebbe questo rombo. 4. E piego a metà. Piu piu. Adesso è giunto il momento di fare le ali. Prendo la carta gialla, il mio giallo è di un colore diverso dalla lana, vabbè ragazzi, questo avevo. Io adoro le carte velluto adesive, sono di una comodità immensa per i lavoretti di questo tipo. Le vendono sia in album per collage che appunto, veramente quelle adesive le vendono soltanto a rullo, a metri, mentre quelle non adesive, ma che comunque diventano adesive facilmente con un po' di colla sul retro, le vendono anche in albumetti per collage multicolor, che sono molto molto comodi. Allora, fatto tutta questa premessa, ritaglio due volte la forma dell'ala, e non importa girarla, perché essendo double face verrà comunque, poi la gireremo noi in un secondo momento. Per esempio, questa è un'idea carinissima anche per infilare insieme agli ovetti qualche soldino, magari se una nonna vuole regalare qualche soldino al nipotino invece del solito uovo di cioccolata, magari se una ragazza è in un periodo di dieta, quindi per non sentire troppo la nostalgia del cioccolato, insomma. È una valida alternativa all'uovetto. E anche la seconda luccia è pronta. Adesso non ci rimane che assemblare tutti i pezzi. Cominciamo, prendiamo il nostro gomitolo e decidiamo la parte che dovrà stare anteriormente. Prendo il nastro e stringo fortissimo attorno al collo del mio pulcino. Stringo, stringo, stringo e faccio un bel fiocco. Ok, guardate. Adesso prendiamo la nostra attaccatutto, perché dobbiamo fare una cosa molto delicata, non dobbiamo sporcare minimamente il pulcino di colla. Allora mettiamo un punto di colla sui nostri pezzi, quindi poniamo davanti a noi il pulcino, mettiamo i piedini nella posizione in cui vogliamo che stiano e tac, glieli appiccichiamo. Ok, così, tac e tac, in modo che un po' fuoriescano e un po' stiano attaccate al gomitolo. Ah, i piedini! Adesso le alucce. Come vi dicevo, io li ho di questo giallo a contrasto, ma non mi dispiacciono, devo essere sincera. E allora metto un puntino di colla, aspettate che decido bene la posizione, e attacco una qua, oppete, e una naturalmente dall'altra parte. Adesso manca il becco. Un po' di colla sul dorsetto del rombo a metà e la agganciamo qua. Tac. E spingiamo. Poi la modelleremo in un secondo momento per star ferma. Intanto spingiamo. E poi gli occhietti. Potete usare questi preconfezionati o quelli homemade, visto? Io siccome devo regalarlo uso quelli preconfezionati, vabbè, però anche quelli homemade sono carini, e vi allego il link del video, e vi allego il video sempre qui tra le schede informative, così se a casa non li avete potete subito farveli in 448 e non spendere soldi, anche perché magari vi servono solo questi. E adesso appiccichiamo gli occhietti in maniera tale che la faccia risulti simpatica, quindi non troppo distanti dal becco.
Ed eccolo, il nostro pulcino portaconfetti. Poi se volete, anche nella parte superiore potreste aggiungere la crestina da galletto. Vediamo un po' se ci sta carina. Se vorrete, basterà aggiungere questo pezzetto così, tutto ondulato, qui al centro della testa e fare la crestina, se vi piace, la crestina al pulcino e poi naturalmente facendola stare ben bene adesa al pulcino. Ma sì, io faccio anche le crestoline e ne faccio tre per farle più carine, quindi io ne metto una al centro e due un po' più laterali. Sì, due più piccoli laterali e naturalmente vi metto le sagome sempre sulla pagina Facebook, anche se sto aggiungendo roba in corso d'opera, ma voi lo sapete, a me viene naturale questa cosa. Bene, e adesso attacchiamo anche queste crestine sulla testa del pulcino. Mi raccomando, mettete sempre la colla qui sul dorso, anche se sottile. Non vi preoccupate perché la carta velluto tratterrà la colla, vedete? E quindi mettiamo una crestolina qui e anche questa schiacciamo, facciamola stare ben adesa, e due più piccole accanto, una a destra e l'altra a sinistra. Casomai adesso metto un po' di nero, ma proprio un puntino qui sui bordi del col pennarello, faccio due buchini qui giusto per farlo respirare e poi un po' di nero al centro per dare un minimo di profondità. E con questo simpaticissimo amico diciamo arrivederci ai lavori di Pasqua. Adesso la programmazione di Arte per Te ritornerà più artistica e più seria, però spero sempre divertente. Adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. E questa è una passolina, l'interno è costellino, è un passolino davvero bellissimo, è fatto di sacco latte finissimo. E augura e tutto il suo cuore. Una Pasqua davvero d'amore. Ma non è passato tutto mesi. Avete visto che bello il nostro pulcino? E avete sentito che tenero quello piccolo che recita la poesia? La poesia del papà non ve l'ho potuta fare sentire, ma quella di Pasqua ci tenevo troppo a condividerla con voi, quindi sono veramente contenta di averla potuta inserire in questo video, anche perché, come vi ho detto, è servita proprio da spunto creativo per la fabbricazione di questo pulcino. Un pulcino carinissimo che può essere, come vi dicevo, usato sia come cadeau per le ovette, ma poi successivamente si è riempito con i deodoranti, i profumatori, i sacchettini profumati, le palline di legno. Mio marito mi sta amando in questo momento, io mi perdo in queste elencazioni, vero ragazzi? Vabbè, voglio essere esaustiva. Potrete farcirlo con qualcosa di odoroso, metterlo all'interno dei cassetti o degli armadi e vi farà compagnia tutto l'anno e poi ogni Pasqua uscirlo e metterlo da qualche parte come decorazione. Bene, se questo video vi è piaciuto, come al solito, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su, tutto di lana, e condividete questo video sulla vostra pagina Facebook. Grazie, grazie per questo favore che mi fate, grazie sempre. Io vi aspetto su tutti i miei social, di cui trovate il link nel box informazioni, e vi aspetto sempre con Gabriele su 2 cuori una cappa. Il link di accesso al canale lo trovate al solito posto, in alto sui miei video. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Buona Pasqua a tutti, divertitevi a creare tanti pulcini, e da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci al prossimo video.